Marina, il ruolo dell'Europa è stato richiamato anche da alcune domande. Sì, così mi veniva in mente ascoltando, in realtà rispetto alla ricchezza del dibattito e degli interventi che sono stati fatti, non so neanche che cosa c'è più molto da aggiungere, se non il fatto che il signore diceva siamo nel giro di 3-4 anni, la situazione è migliorata, i momenti bui possono tornare. Io così volevo condividere con voi un po' una riflessione che facevamo a Parigi l'altra settimana, quando siamo andati a ragionare in una conferenza interparlamentare sulla politica commerciale dell'Unione Europea e quindi gli accordi di libero scambio tra il Canada, il Transpacifico, e Europa e America. Il problema che attraversa un po' tutte queste questioni è che l'Europa deve decidere cosa vuol fare da grande. E rispetto a tutto quello che noi ci siamo detti anche stasera, cioè del tutto evidente e anche molto banale quello che sto dicendo, noi siamo in un momento in cui il mondo è cambiato ad una velocità per cui la nostra capacità di pensarlo, di pensarci dentro questo mondo è più lenta rispetto ai cambiamenti e alle trasformazioni che sono in atto. È vero, noi abbiamo in mente gli indiani col turbante, dalle mie parti, forse penso anche qui, sono quelli che vanno nelle stalle a mungere, a fare i lavori che noi non vogliamo fare, ma in realtà l'India è un'altra cosa, il Pakistan piuttosto che tutta una serie di paesi che nel nostro immaginario sono una cosa e nella realtà sono qualcosa di completamente diverso, la Cina. Cioè noi siamo ancora lì a pensare che i cinesi facciano le cose meno bene di quanto non le possiamo fare noi, no, non è vero, cioè, abbiamo un pensiero su quello che è la realtà che non corrisponde invece a quello che davvero è. L'Europa dentro questo contesto è chiamata a capire che cosa vuole fare. Io una delle cose che vedo spesso, e devo dirvi anche che la prima volta che ho partecipato a una conferenza interparlamentare e ho assistito a questa scena che adesso vi racconto, sono rimasta un po' sconcertata, adesso non dico che mi sono abituata, ma comunque non mi sorprende più. Il punto è che ogni volta che noi ci troviamo a confrontarci come membri dei parlamenti dei 28 paesi, noi assistiamo non a un tentativo di fare sistema, a un tentativo di trovare quella che è un punto di sintesi più alto, lo stiamo vedendo bene con la Grecia in questi giorni, ma assistiamo a cartelli di alcuni paesi che vorrebbero tornare indietro. Cioè, penso c'è tutta l'asse del Baltico, cominciano le conferenze funzionano che inizia, interviene l'olandese, gli va dietro l'inglese, poi c'è il danese o il norvegese, poi cominciano i baltici e lì sono bordate nei confronti di un'idea di Europa che invece è quella su cui noi, paesi fondatori, abbiamo lavorato fin dall'inizio. Il problema però dove sta è che in questo momento, se noi non riusciamo a contrastare questo modo di ragionare che sta venendo avanti, noi finiamo per essere marginali. Cioè, fino a poco tempo fa gli aspetti cruciali dell'economia mondiale passavano attraverso l'Europa, oggi non è più così. Cioè, l'Europa è uno degli attori dell'economia e non è neanche probabilmente il più centrale. Cioè, noi siamo diventati, nostro malgrado, una delle periferie del mondo, che ci piaccia o non ci piaccia. Con questa cosa noi oggi dobbiamo fare i conti, è vero, i momenti bui possono tornare. I singoli paesi non possono far fronte da soli a tutta questa globalizzazione, a questo percorso che c'è in atto, e l'esito non è neanche scontato, nel senso che noi ogni volta ci troviamo a dover far fronte ad alcune questioni, ad arginare anche scelte che non sempre siamo in grado di arginare come vorremmo. Il tema è quello di un continente che è sempre più vecchio, che ha un welfare basato su tutta una serie di parametri che sono insostenibili se non cambia il modo di ripensarsi, e ne va di quelle che non solo di alcuni settori dell'economia, ma ne va dell'impianto su cui noi abbiamo costruito il nostro impianto di valori, la vita, la società,
di tutti e di ciascuno. Siamo davanti a delle sfide molto grandi, citavate prima il tema della politica energetica, la settimana scorsa noi abbiamo fatto un'audizione con il commissario Cagnete sul tema del pacchetto energia e della politica energetica, e anche lì che cosa è emerso? Che noi non possiamo prendere in considerazione l'energia soltanto quanto a la questione della sicurezza degli approvvigionamenti, oppure solo la questione ambientale, oppure solo la questione del non avere semplicemente un fornitore o essere troppo legati alla Russia, ma avere anche altri canali, ma che tutta questa questione va presa complessivamente. E lì è chiaro che vengono elencati tutta una serie di problemi e di questioni che non sono di facile soluzione. Diceva, siamo in un contesto politico, in un contesto di partito in cui la visione della società, e qui richiamo il tema con cui abbiamo aperto un po' la serata, il fatto che l'economia non è sganciata da una visione della vita, da una questione anche di etica. Noi non possiamo far finta di non vedere che tre quarti del mondo non mangia, non sa come fa una media di vita che arriva sì e no a 40 anni, perché questo pone un problema, appunto, dentro l'elaborazione anche politica che può fare un partito in questo momento di grandi cambiamenti, siamo tutti chiamati a mettere in fila, questo è un po' quello che diceva Gianluca rispetto alla politica industriale, rispetto all'economia, ma vale per tutto, a mettere in fila quelle che sono le priorità e le cose su cui voglio dire siamo disponibili a ragionare, ma con dei paletti sotto i quali non vogliamo andare. È una sfida molto grande che credo ci chiami a fare un'operazione che in Italia è stata poco esercitata, cioè quella di sentirci un po' solidali gli uni con gli altri. Noi anche rispetto al tema di stasera risentiamo di una cultura per cui l'imprenditore era la controparte. Non può essere così, perché vale quello che dicevate: se un imprenditore fa l'imprenditore e lo fa bene, garantisce posti di lavoro, consente alle famiglie di vivere. Si citava prima la questione dell'ILVA, io vengo non solo l'aggravante del siderurgico bresciano, ma l'aggravante Valle Camonica. Tre delle sedi dell'ILVA sono in Valle Camonica, una valle dove cioè, se questi chiudono, non lo so cosa succede. Lucchini, che io vedo davanti a casa mia dall'altro lato del lago, un giorno mi dice: tu vedrai che i magistrati non si fermano fino a quando non hanno fatto chiudere l'ILVA. Insomma, cioè noi risentiamo di una cultura di questo genere. Devo anche dire che io sono un parlamentare alla prima legislatura, nella mia vita vera faccio l'insegnante, quindi faccio tutt'altra cosa. Devo però anche dire che io ho visto impegno e sforzo da parte di tutti per cercare di invertire la rotta in un momento in cui c'è consapevolezza che o ci si salva insieme o non ci si salva affatto.